Amadeus con soliti ignoti salva la domenica di Rai 1? Soliti ignoti, Amadeus risolleva gli ascolti domenicali di Rai 1. Come molti sapranno bene, purtroppo Fabrizio Frizzi è stato colpito da una lieve ischemia. Motivo per cui da qualche giorno L'eredità non è andata in onda, sostituita momentaneamente dalle repliche della fiction di grande successo Don Matteo. Una situazione, a quanto pare, destinata a mutare presto. Infatti, in base alle ultime indiscrezioni riportate da tvblog.it, Carlo Conti dovrebbe tornare a condurre L'eredità fino a dicembre, in attesa del ritorno di Frizzi. Ma le novità non sarebbero finite qua perché, sempre in base a quanto rivelato da Blogo, pare che anche il preserale della domenica di Rai 1 dovrebbe venire stravolto con l'arrivo di Amadeus con il suo game show I soliti ignoti. Ovviamente questa novità non comporterebbe nessun cambio nell'Access Prime Time Time, dove il game di Amadeus dovrebbe rimanere ben saldo dal lunedì al sabato. E chissà se il probabile arrivo del quiz farà rifiatare un po' il pomeriggio domenicale di Rai 1 visti gli ascolti deludenti ottenuti dalle due sorelle parodie da BBVO. Amadeus conduce I soliti ignoti, cambia la domenica pomeriggio di Rai 1. Inutile negare che Domenica in Di Cristina e Benedetta Parodi abbia ottenuto nelle prime due puntate degli ascolti assai deludenti. Infatti, Barbara D'Urso con la sua Domenica Live ha battuto nettamente le sorelle più famose del piccolo schermo. Ma non ha vinto la sfida degli ascolti solo contro le due parodi perché è riuscita a spuntarla anche contro il nuovo programma della sportiva BBVO. Però forse il probabile arrivo di Amadeus potrebbe far rifiatare il pomeriggio domenicale di Rai 1 in netta sofferenza. Infatti, come riportato da blogo.it, i dirigenti di Viale Mazzini avrebbero pensato di affidare momentaneamente la difficile fascia del preserale domenicale ad Amadeus con la versione riveduta e corretta del suo game show dell'Access Prime Time, denominato per l'occasione I soliti ignoti. Ovviamente, se tutto questo verrà confermato non dovrebbe cambiare niente per i fedeli telespettatori abituati a vedere il quiz condotto da Amadeus tutti i giorni subito dopo il TG1 in quanto dovrebbe rimanere ben saldo al suo posto con la sola aggiunta di una puntata a settimana la domenica nel preserale. E se questo rumor riportato da TVblog verrà confermato chissà come andrà a finire questa difficile sfida domenicale che vedrebbe contrapposti Amadeus da una parte e Gerry Scotti dall'altra con il suo caduta libera. Riuscirà Gerry a confermare il successo?